tutti e benvenuti a Overdrive. Mi chiamo Luca Manzini, sono lo Stunt Coordinator di questo set. My name is Luca Manzini, I'm the Stunt Coordinator of this set. Allora, vi sarà capitato di vedere online, su internet oppure negli speciali di DVD il backstage, il making of di un film. Bene, oggi potrete assistere live alle riprese del nostro action movie Overdrive. They will see live real making up of our action movie Overdrive. The American should be here any moment, but before I want to show you the trailer of our movie up to the screen, prima che arrivi il nostro regista, voglio mostrarvi il trailer del nostro film, quindi occhi buttati sullo schermo, vai regia, trailer. Sai cosa mi piace di più di questo lavoro? Presta! Non sono gli inseguimenti o gli sparatori. È una semplice cosa. Quanto amo questa città. Signori, le cose stanno così. Abbiamo a che fare con un criminale senza precedenti. È estremamente pericoloso e pronto a morire. Beh, poteva andare peggio. This is Overdrive! Questo è il nostro Detective Stone con il nostro produttore, grazie, un applauso. Bene, ma oggi, signori, abbiamo bisogno anche di tutti quanti voi e della vostra energia. Siete pronti? Are you ready? Ok, allora, come vi dicevo, su un set di ambientazione è molto importante essere coordinati dal regista della seconda unità ed è qui con noi, so please everybody welcome the second unit film director, Mr. Chris Powell! Everybody, thank you, good morning for being here. Listen up people, my name is Chris Powell and I'm the second unit director on the set of Overdrive. As you know, as the chief unit working in an action movie, the first unit works with the actors. And we work with another type of stars, the stuntmen. Sono sempre due unità che lavorano sul set di infiltrazione, la prima lavora con gli attori, la seconda, la nostra, lavora con gli stuntmen professionisti, le cosiddette controfigure. Yeah, and this is the importance of having a good stunt coordinator, like you, Luca. Yeah. His job is to get the stunts needed to get them safely. By the way, have you told Ben the good news? Not yet, I was looking for, stavo dando un'occhiata, perché dobbiamo completare le riprese del nostro film e ci servono attori, we need actors. What's the movie, lui? Chi vuole essere nel film? Ecco, vedi, già, lui sta scelto. Poi, di qua, forza. Ci vediamo, eccola, vieni, qua sul set, grazie. Di là c'è, entrate di là che c'è il nostro assistente di produzione. Poi, attori, forza. Attori maggiorenni, eh. Maggiorenni, solo maggiorenni. Bene, dai, su, vieni. Sì, eccola un'altra attrice, vieni qua. Di qua non mi devi scavalcare, di qua? L'ingresso, ok, uno ce l'abbiamo. Di qua ne abbiamo. Sì, perfetto, vieni. Vieni e poi. Senza qua. Scusa. Che devo chiamare? Che non lo sai che devi dire. Ok. Allora. Bene, oh. Quindi tu e tu insieme, assolutamente a te e anche a te, rimanete qui. Gli altri seguono l'assistente di funzione che spiega la scena. Il primo che ho chiamato. Ok, we're ready. Moving on guys, this is a body cockpit set in San Francisco 97. Today we'll shoot some chase sequences to complete our movie. All you need to know right now is that our hero, the Detective Stone, is after a black bag. And the bad guys will do everything they can to stop him from recovering. Ecco, come vi stava spiegando il nostro Chris e come potete vedere dalla nostra splendida scenografia, siamo nella San Francisco degli anni 70. Il nostro eroe, il Detective Stone, dovrà cercare di recuperare una valigia nera, una borsa nera di cui si sono impossessati Vargas e i suoi criminali. Allora, partiremo da qui nel ristorante orientale, quindi occhi buttati al secondo piano. Tutti gli stuntmen in posizione, grazie Marco. Perfetto. Ok, Chris Gronos, vedi? Stiamo spiegando agli attori la scena che dovranno interpretare. Everybody in position, please. Marco, you ready? Ready for Stone. Eccolo. Thank you, sir, direction for the smoke. Stone ready. Left test camera. Roll it. And
Su questa transenna partiranno le fiamme, va bene? Tu sei qui, vieni qua. E Stone, vieni giù che spieghi alla nostra attrice la scena, io la spiego a te. Reclute, qui è il detective Stone che parla. Ok, grazie. Here starts playing, ok? E she is really in panic. You have to defend her. No. Ok? Here, don't cover her face, look at the camera, ok? Dai, poi di più faccio vedere anche un po' d'agitazione. Tu sei sentato? Sì. Prima di alzare il volume. Sì, okay. Cosa faccio? Se ti metto le mani e poi cosa stai facendo? No, ok? Non c'è la scena in bacio fino alle sale, vatti a sedere. Ok? It's clear. Ok, wonderful, è chiaro? Quindi. Non copritevi il viso, rimanete in mezzo. Ok, remember guys, stay in the middle and don't cover your face. Can you take off the sunglasses, please? Ok, guarda. È latte, no, è te. Look at the camera, action! Look at the camera! Tim, look at the camera, Tim. Give me your face, Okay. The face, Tim. Ok, Tim. Scream, scare. Care and... Yeah.
you guys here. Come here, come here. You're a fireman, no? You're a fireman. Okay, wonderful. Applauso, grazie. Grazie, anche la nostra scena vi vedremo alla fine dello stesso schermo, se vi siamo tutti chiamati di show, cosa scrivo, la frase ai nostri attori, meno male che non va a compiere la vita perché c'è un po' di problemi. E adesso come vedete ci spostiamo da quest'altra parte del set, dove stiamo allestando l'erba che serve per un esercizio pericoloso nel mondo degli stuntman, è quello della caduta dalle grandi altezze. Noi, se vi ricordate, abbiamo lasciato un altro detective Stone lì su a inseguire uno dei criminali con la famosa borsa nera. Purtroppo per lui questo inseguimento non andrà a buon fine, anzi si dovrà gettare dal tetto della Bash Castle nel vuoto, sono circa 8 metri di altezza, quindi per la sua concentrazione vi chiediamo silenzio sul set, grazie. Ok, we are almost ready. Guys, remember it's very important for our stunt and concentration. Please, quiet on set. Thank you, quiet on set. Ok, tutti gli stunt in posizione, grazie. Stone, ready? Everybody in position. Test camera. Roll it. And action! Camera one, play, stop, okay, camera two, and play, stop, okay, we got it, okay, good job, Scott, grazie, buon ottimo lavoro, okay, we'll make it 5 minutes, we'll make it the same, okay, thank you very much, bene, cosa succede adesso? Il nostro Chris sta andando a valutare se il montaggio della scena che abbiamo girato grazie insieme a questi due fantastici attori, facciamogli subito un applauso. Incoraggiamento, come ti chiamano gli alieni? Nico Lorenzo. Nico? Francesco Dalle Volo. Nico e Francesco, allora venite qui con me. Allora, guardate qua, scenografia. Scusate, mi chiedete di spostare un pochino perché vi diamo la scenografia. Grazie, grazie molto. Allora, questo è il ponte di San Francisco, ok? Questo ponte è casa vostra, ma voi siete due senza pericolo, va bene? Mi chiedete di togliere gli occhiali, allora venite qui. Tutto quello che voi avete nella vostra vita è in questo carrello, lo condividete, ok? You are homeless and everything you have in your life is here. Allora mettetevi vicini vicini, che vi mettiamo visto che oggi fa freddo, mettiamo una bella copertina, però la dovete condividere. Non lo so, adesso vediamo. Ok? Uno, due, aspetta che tiriamo fuori i capelli, che okay, bello. Okay. Poi, dopodiché, vale, c'è qualcosa che non va, non mi convince un po' di trucco, un po' di makeup, grazie. Sì, troppo bronzati, ecco, perfetti, molto meglio. Molto meglio. Ecco, è diventato anche questo, che è meglio. Allora, e anche questo è il cambio, così definitivamente. Okay. Allora, vi spiego la scena. Quando darò l'azione, voi dovete camminare lentamente dritti per dritti, vediamo il punto. Poi vi darò lo stop, e quando vi do lo stop dovete guardare in camera. Ora, sia questa camminata, ma soprattutto lo sguardo in camera, deve essere con un'espressione piena di dolore. Questa vostra vita vi distrugge. Fateci vedere un po' questo dolore. Più dolorosi, più dolorata, fermi, fermi, solo la faccia, solo l'espressione del viso, di più, di più, di più, qua di più, non devi dormire, Nico, dolore, è vero, sta dormendo, no, ora arriva Luis che vi fa vedere cosa vuol dire dolore, ok, va bene, mi raccomando, l'espressione del viso, allora, pronti, siamo tutti, ci siamo, and action! Lentamente, anche un po' zoppio, sì, così. Stop, guardate in camera. Più dolore, no, fermi, sempre fermi, la camera è importante. Io non riesco a capire questa espressione, metà non è riso, il dolore è qualcos'altro che non vorrei dire a no. E... cazzo! In qualche modo l'abbiamo portata a casa. È vero, diciamo questa espressione. Allora,
quelli da vedere, che di solito anche questa scena la vedremo alla fine dello show sullo schermo, o se vi sì, lo chiediamo on the screen. Ok, grazie Vale. Eccolo qua, sì, meglio, meglio. Grazie ragazzi, un applauso ai nostri attori, potete tornare. Ok, così di metterci? Aiutaci. Ok, you will see after... Guys, listen up, we are ready to shoot the most dangerous scene of today. This scene, the detectives talk and face to face to the villain of the movie Vargas, who attempt to escape on a stolen vehicle. We usually shoot the most dangerous scene at last, both for safety and time reasons. Come vi stava spiegando Chris, stiamo per girare la scena più pericolosa di oggi. In questa scena il nostro eroe, Detective Storm, finalmente arriverà faccia a faccia con Vargas, il cattivo del nostro film, che sta tentando di scappare su una moto rubata. Allora, noi cercheremo di girare questa scena in cui sono presenti tutti i veicoli, la macchina di Vendrive, ecco, vedi che ci ha raggiunto il Detective Art sul set, le moto, tutti gli effetti speciali. Dicevo, cercheremo di girarla in un unico chunk, sia per questioni di costi di produzione, ma soprattutto per la salvaguardia dei nostri stunt. Allora, alcune raccomandazioni. La prima, perfetto, l'hanno già detto, di là, un metro indietro nel New Jersey, un momento via New Jersey, sì. Se avete problemi con i rumori forti, copritevi le orecchie, perché utilizzeremo sparimenti e soprattutto facciamo un grande applauso per Vargas, che ci ha raggiunto il set. Grazie Vargas. No, non devi scoprire, no, è un'espressione cattiva. Muy terrible, muy terrible. Muy terrible, muy terrible. Muy terrible. Sì, ok. Ho un po' di pressione. Perfetto, ok, tutti gli stati in posizione, grazie. Ok, manca Valvation, non c'è. Thanks for acceleration for the smoke. Un momentito, one moment please. Eccoli, eccoli, stanno arrivando. Perfetto. Ah, dicevo prima, non ho prodotto, quindi ve lo traduco. Il problema è un loud noise over your ears. Use real shots. Tutti pronti? Ok, ready. Thank you for the action. Everybody's ready? Guarda la macchina giù, guarda. Test camera. Laggiù, laggiù, laggiù. Roll it! And... tutto finito. Action! Guarda il film da su, guarda il film da su, quello che abbiamo fatto, quello che tutto abbiamo fatto tutto oggi, guarda.
applauso ai nostri dancer, un applauso anche a voi, grazie, ci avete aiutato a concludere il nostro film. Allora vi ricordo che da domani sarà possibile scaricare questo filmato dal sito di Movieland, sezione Overdrive. Yeah, remember guys that from tomorrow you can download this video from the Movieland website in the Overdrive section. Poi se volete fare una foto con i vostri eroi rimarranno qui sul set per 5 minuti disponibili per voi alla fantastica macchina gialla di Overdrive. Yeah, if you wanna take some pictures with our heroes and give you 5 minutes near the yellow car. E per il resto buon proseguimento a Movieland, il parco di Hollywood. Ciao! Ciao!